Ma intanto è una buona notizia, un investimento importante, 3 miliardi con un impegno, tutto da verificare, però le anticipazioni sono positive, di una fase di cantiere che dovrebbe durare 5 anni per consentire all'ANAS di definire gli investimenti e gli interventi sino a Catanzaro Lido. Penso che l'ammodernamento della ex 106 sia qualcosa di assoluto valore per una regione che sconta un deficit di servizi e di infrastrutture ormai datato da molti anni. Noi spingiamo sul governo, sulla regione e anche sull'ANAS perché si progetti anche l'altro ulteriore pezzo che da Catanzaro Lido deve arrivare a Reggio Calabria, per sottrarre dalla condizione di isolamento e di pericolosità della 106 un tratto importante e rispondere al bisogno di mobilità delle imprese, delle comunità che vivono in quella zona. Bisogna che il governo recuperi risorse necessarie ad investire sulle infrastrutture calabresi. Noi guardiamo con interesse a questo investimento sul ponte dello Stretto di Messina, ma bisogna fare anche le altre opere cosiddette complementari. Bisogna portare l'alta velocità, l'alta capacità ferroviaria sino a Villa San Giovanni, bisogna velocizzare la linea ferroviaria ionica, completare, ripeto, sino a Reggio Calabria la strada statale 106, intervenire sulle trasversali, penso alla Bovalino-Bagnara, penso alla Rosarno-Gioiose Marina, bisogna fare investimenti anche sulla trasversale delle serre. Il sistema delle comunicazioni calabresi è necessario per aspirare a dinamiche di crescita e di sviluppo, ma intanto è quello di stimolare la regione a mettere in campo interventi finalizzati a stabilizzare il precariato storico nella pubblica amministrazione, negli enti locali, nel settore della giustizia. La battaglia per il lavoro è centrale e prioritaria per una regione che continua ad avere tassi di disoccupazione altissimi e che soffre un disallineamento forte tra la domanda e l'offerta di lavoro. Noi dobbiamo eliminare, è un fenomeno meridionale ma italiano, questa assurda contraddizione di avere milioni di giovani che non studiano, non lavorano, non si formano e al tempo stesso avere tantissime richieste dal sistema delle imprese che cerca e non trova manodopera qualificata. Il vero tema è investire sulle politiche attive, investire sulla formazione, sulla riqualificazione, sulla crescita delle competenze e tutto questo deve viaggiare insieme con un rilancio degli investimenti pubblici e privati, perché il lavoro non si costruisce per decreto ma arriva se ripartono gli investimenti. Ma il sindacato non può che inseguire una dimensione di ricerca del dialogo e del confronto con tutte le istituzioni nazionali, regionali, locali e anche col sistema delle imprese. Noi riusciremo a sostenere la ripartenza del paese rispetto alle tante sfide che abbiamo in Italia, in giro per il mondo. Noi dobbiamo sostenere una battaglia forte perché l'Europa riaccenda l'auricolare dell'ascolto sui temi della crescita e dello sviluppo. Ci preoccupa un patto di stabilità che reintroduce profili di severità, di rigore finanziario, di austerity. Dobbiamo liberare risorse, metterle al servizio della crescita e dello sviluppo, e questo significa ricercare il dialogo e il confronto col governo. Proposte sempre, confronto sempre, la protesta quando serve.